La giornata di oggi è una giornata importante perché come ente comune, in particolar modo con la collaborazione tra Assessorato all'Ambiente e al Commercio, insieme alla nostra partecipata, alla nostra società in-house, abbiamo predisposto un upgrade della raccolta differenziata al fine di incrementare quella che è la raccolta del vetro. Quindi l'idea è di dotare tutte le contrade di sacchetti dedicati alla raccolta del vetro al fine di evitare sversamenti in rifiuti in maniera indifferenziata. Quindi tutte le contrade saranno rifornite di questi sacchetti dedicati al fine di contenere il vetro. L'obiettivo sarebbe poi più avanti anche di differenziare il vetro chiaro e il vetro scuro. Per quanto riguarda il centro storico, visto che abbiamo visto che in particolar modo nel weekend c'è un incremento del tasso di rilascio del rifiuto sotto forma di vetro, al fine di venire incontro sia ai commercianti che agli operatori di Asia, abbiamo predisposto un ulteriore ritiro aggiuntivo nel centro storico e per i posti dove appunto c'è movida. Questo sempre per portare a termine l'obiettivo di tenere una città sempre più pulita e decorosa. Quindi mi sento di dover ringraziare Asia innanzitutto perché un ulteriore ritiro comporta un lavoro aggiuntivo e quindi chi va ringraziati innanzitutto sono i dipendenti. E poi chiedo collaborazione sia agli esercenti che ai cittadini che ci aiuteranno a mantenere questa città sempre più pulita e decorosa. In merito alla plastica, sono ben lieto di annunciare che Benevento anche quest'anno si conferma una città virtuosa. Tant'è che saremo premiati a Bologna come Comune Plastic Free 2023. Quindi grazie Beneventani, perché se riusciamo ad avere questi bei traguardi e raggiungere questi obiettivi, anche grazie a voi.